Salve, sono Carlo Cardarelli dell'Associazione Consumatori Acumarche. In questo video cercheremo di spiegare quello che è il progetto Garda. Siamo qui nella sede di Falconara, in presenza di Maria Pagano, che è una iscritta all'ACU di Campania, all'ACU Campania, con il professor Stefano Tonziello, geologo, con il nostro collaboratore di fiducia Cicero Salvatore e il nostro responsabile di sede Bruno Severini, che ci ospita. Allora, cercheremo di vedere le pratiche e applicazioni di questo progetto, dove questo progetto è stato sperimentato, in modo tale che questo video, che è un pourparler per illustrare a chi potrebbe essere interessato un domani come funziona questo tipo di raccolta. Intanto chiediamo, no, di dire al nostro collaboratore Salvatore Cicero questi comuni che abbiamo contattato ed eventualmente le persone alle quali ci rivolgiamo. Salvatore, che ci puoi dire? Innanzitutto buongiorno. Quello che posso dire è che abbiamo provato ad attivarci in pochi giorni, sapendo da approfittare della cortesia e della gentilezza del professore per fare questo incontro di base, di iniziazione, diciamo. Ho provato a contattare sia il Comune di Senigallia tramite il sindaco che Monte Marciano. Purtroppo per impegni diversi neanche gli amministratori comunali sono riusciti ad arrivare a questo pre-incontro. Abbiamo buone comunque speranze, visto che il sindaco di Monte Marciano mi ha chiamato addirittura al telefono, essendo interessato successivamente a fare un incontro. Ecco perché anche l'idea di questo video, che può essere appunto propedeutico a un incontro più caratterizzato, comunque più importante, che dia l'avvio a questo progetto. Io lascerei la parola al professore, visto che appunto siamo qui per questo, per sentire come funziona e come ha funzionato sino adesso in altri comuni. Ecco, prego professore, quando vuole. C'è bisogno di fare una breve analisi di che cos'è il rifiuto, perché altrimenti non riusciremo a capire. Il rifiuto, secondo la normativa comunitaria e secondo la legge italiana, viene suddiviso in rifiuti speciali e rifiuti urbani. I rifiuti urbani sono tutti i rifiuti prodotti dal cittadino, dal cittadino che utilizza il domestico nelle proprie abitazioni, mentre il rifiuto speciale è tutto ciò che viene prodotto dalle aziende. Quindi la differenza è che nel primo caso la privativa è del comune, nel secondo caso la privativa invece dell'azienda, cioè l'azienda deve smaltire il rifiuto. Questa distinzione chiara e netta che della legge nel lontano 84, quindi stiamo parlando di oggi, si arriva a una forma di partecipazione, perché da parte del comune di assimilare alcuni rifiuti per venire incontro alle esigenze delle aziende piccole, specialmente piccole. Infatti il problema nacque dai parrucchieri, che non avendo loro un piano per i loro rifiuti speciali, ed essendo poi in minima parte di piccole quantità, dovevano seguire tutto un esempio particolare, cioè quell'esempio particolare era di fare il MUD, fare la dichiarazione di registro carico e scarico, tutta una serie. Il MUD che Allora, cos'è? il MUD è la dichiarazione annuale della quantità e qualità dei rifiuti prodotto che viene fatta dalle aziende entro il 30 aprile per i rifiuti speciali. Allora, i comuni indirizzarono questo, diciamo, per piccole aziende di assimilare agli urbani questi rifiuti, e quindi nell'84 fu assimilato.
Poi dall'84 in poi, con la delibera interministeriale, arrivò una sentenza della Corte Costituzionale che disse che tutto ciò che doveva essere assimilato doveva essere fatto da una legge dello Stato italiano. Dall'85 in poi decadde questa legge e i comuni stanno in attesa da 34 anni di un decreto applicativo di questa norma. Nel frattempo che cosa è successo? Che i comuni si sono assimilati quasi tutte le quantità dei rifiuti speciali caricando sul groppone alla spesa corrente, diciamo, della gestione dei rifiuti. Poiché la legge dice chiaramente, sia il decreto Ronchi del 97 fino a oggi, dice chiaramente che la spesa va coperta interamente sui costi che sono stati attivati. Quindi maggiore i costi, maggiore è la tariffa che deve essere corrispettiva a quei costi. In poche parole, per non farla troppo lunga, in questi anni la spesa è aumentata sempre di più, progressivamente, arrivando oggi a cifre esageratamente alte. Faccio un esempio per farci capire: un chilo di rifiuto nelle Marche, che non è la più costosa in Italia, perché arriviamo qua a 900 euro a tonnellate, va sui 410 tonnellate dal comune di Falconara ai 560 comune di Senigallia. Che cosa significa 560, 410 o 900 euro a tonnellata? Significa che ogni chilo di rifiuti costa quanto un litro di latte in alcuni comuni. Cioè smaltire un chilo di latte, un chilogrammo di rifiuti equivale a un litro di latte, che però il signore che vende il latte deve mungerlo, trasformarlo, imbottigliarlo, venderlo, portarlo dei contenitori a perdere, tutto questo, e molto spesso si compra un litro di latte a 0,60-0,70 euro al litro, il che significa che un chilo di rifiuti, barattando con i rifiuti, io potrei andare a comprare con un chilo di rifiuti più di un litro di latte. Questo non è possibile. Allora, poiché l'andazzo è un poco a livello nazionale, noi per anni ci siamo battuti che questa azione, diciamo, di riduzione della tariffa sia effettivamente corrispettiva di un servizio reso, e alla pari anche al servizio reso ha dei costi sostenibili, che non può essere che il contenitore del rifiuto del latte costa più del latte al suo interno e poi io devo andare a smaltire con questi costi. Facendo un calcolo così da casalinga, conviene andarsi a comprare i prodotti all'interno dei supermercati piuttosto che portare il rifiuto a cassonetto. Poiché la legge dice, dal lontano sempre 84-82 per la verità, che chi inquina paga nel 98, cioè io inquino, devo pagare, se non inquino non pago. E poi c'è nel 98 è uscito una normativa, un principio comunitario che dice un'altra cosa molto semplice, dice chi io devo pagare per quello che butto. Allora, se un signore felicemente ha una bella compostiera in casa e non butta i propri rifiuti, che è il 30-35%, deve pagare meno di chi è che lo va a buttare nel cassonetto, ovvio, lo dice la legge, non è che siamo... Allora, partendo da questo assioma, diciamo, corrispettivo di un servizio per quello che butto, abbiamo ipotizzato di incentivare le compostiere, e l'abbiamo fatto
non ai privati, perché ai privati non c'è obbligo, c'è obbligo della privativa comunale, ma per le aziende non c'è obbligo della privativa comunale, io posso fare. Quindi abbiamo detto ai comuni che abbiamo attivato questo, i servizi me lo faccio io, trovo dimostri che lo faccio perché non vengo poi di notte a svessare nel tuo cassonetto, te lo devo dimostrare con delle operazioni di trasparenza e di linearità. Quindi compostiera di comunità, per dove c'è una compostiera, dove ci si iscrive in questa compostiera e quindi i soggetti portano i propri rifiuti in questa compostiera, che viene trasformata in ammendante per le aiuole, i giardini pubblici o privati, e risparmi il 35% di tassa sulla tassa. Poi abbiamo ipotizzato un'altra filiera per il secco, separando un rifiuto di qualità, perché la plastica, faccio un esempio, se c'è una bottiglina di plastica, facciamo un esempio molto banale, una bottiglia di birra. Allora, questa bottiglia, dopo aver bevuto l'acqua al suo interno, io la devo buttare. Allora, se la butto nel cassonetto, il comune viene a pagare la raccolta, trasporto e smaltimento di questo, pagando circa 50 euro a tonnellata, fino a 900 euro a tonnellata. Se invece io prendo questa e la mando al riciclo, non raccolta differenziata, queste me la pagano 300 euro a tonnellata. Perché chi è che ha costruito questa bottiglia ha pagato già per il film, per la costruzione, il CONAI assolto si chiama, quindi già pagate, e quindi è una restituzione del CONAI assolto, che se di qualità mi paga fino a 300 euro. Allora vediamo un po', 500 euro in questa filiera e 300 euro in quest'altra filiera, che però ricavo, mi porta a 800 euro. Su questa filosofia si basa il progetto CARD, cioè io con questa cifra mi faccio il servizio e mi ripago con i soldi che mi danno e con i soldi che ricavo mancato pagamento della compostiera, dei rifiuti in compostiera, e il ritorno della materia prima e seconda che vado a vendere nel ciclo del CONAI assolto, io mi vado a pagare a costo zero l'intera faccenda. Faccio un esempio per farmi capire. Prima alcuni operatori a sovbalneari pagavano circa 20.000 euro di bolletta annuale di pagamento. Adesso, facendo il 94-95% di raccolta di riciclo tra umido e secco, va a pagare su 1.000 euro all'anno. Quindi una cifra che solo la droga riesce a procurare un reddito così elevato. E infatti noi ci siamo battuti perché questo processo si instaurasse con la libera applicazione della norma, non facendo l'azione illegale che fa la vendita di droga, ma la vendita del prodotto che io ho pagato quando ho comprato la bottiglia, perché quando compro la bottiglia io pago un dumping sulla bottiglia che poi devo restituire. Se la restituisco al comune, il comune può avere quella fine là; se la restituisco al CONAI assolto, cioè nella filiera del recupero e del riciclo, io ricevo queste cifre. Posso fare una domanda, professore? Sì. Allora, intanto le chiedevo di specificare un po' il concetto di materia prima seconda. Poi, quando lei ha parlato, accennato a questo progetto negli stabilimenti balneari, io mi immagino nello stabilimento balneare ci sono persone, turisti,
che lì non stanno tanto a differenziare, per cui come è possibile incentivare il turista che è lì solo per 2 giorni, 3 giorni, 10 giorni a fare questa raccolta, visto che lui paga le tasse tutta da un'altra parte, per dire? Sì, allora, quello è semplice il concetto, a parte che è un concetto educativo, ma se io gli metto il vuoto a rendere, cioè quando mi riporta una bottiglia pulita, gli vi do un regalino, ogni 5 bottiglie gli do una bottiglia ex novo, e c'è una legge dello Stato italiano che vuole, è possibile applicare questa norma, siamo vuoti a rendere, applicata l'anno scorso, io posso incentivare il ritorno di questa materia prima e seconda. Perché materia prima e seconda? Domanda. Allora, la domanda, questa bottiglia, chiamiamola plastica, ma di plastica ci sono di diversi derivati. Diciamo che è PET, perché generalmente le bottiglie sono PET, polietilene. Polietilene va sul mercato a 900-1000 euro a tonnellata. Però per produrre quei 1000 euro a tonnellate si produce dal petrolio, quindi dal vergine, dalla materia prima vergine, che è petrolio, generalmente sostanze di sintesi. Invece in questo modo io basta poche quantità di riciclo, cioè ritornando pulita, la porta in centro di riciclo, e questo vi fa di nuovo bottiglie o pallets oppure... Ah sì, lo ricicla. Quindi energeticamente ci vuole molto poco per riciclare questo. Risultati economici sono altamente elevati. L'unico problema è perché non lo fanno in grande massa, perché si sporca. Allora, quando è più pulita è la materia, più ha valore. E il gioco sta proprio nel vuoto a rendere, o rendere in via diretta o in via indiretta, ma basta fare degli incentivi, paghi per quello che butti, dice la norma. Se io pago per quello che butto, pago l'indifferenziato pure a 1000 euro a tonnellata, ma questo qua me lo fai donare perché te lo porto gratuito e pulito, abbiamo risolto il problema, abbiamo incentivato e disincentivato. E per pulito che si intende? Nel senso, significa che non mi senza la... etichetta dobbiamo, l'utente deve togliere? No, l'utente generalmente questo qua, il tappo viene tolto, ma generalmente dello stesso polimero. Togliere questa è semplicissimo, buttarla in acqua perché bisogna sempre lavarlo. Poi ci sono, vede, io gli do la bottiglia di ritorno come annotata all'entrata, gli devo ritornare la bottiglia vuota, senza acqua, perché l'acqua mi serve, non gli posso ritornare anche l'acqua. Allora gli ritorno la bottiglia così com'è e loro mi danno 300 euro a tonnellata. Se invece è sporcata perché ho messo del materiale dentro tossico, nocivo, oppure, allora quello ha un valore inferiore di molto, oppure lo metto assieme ad altri materiali che devono essere separati. Sull'azione invece del cittadino, quando abbiamo abituati a ricevere, mia moglie fa un esempio molto semplice, il carrellino della spesa. Noi abbiamo tutta una certa età. Quando molti anni fa si furono fatti i supermercati all'ingrosso, quindi c'erano i carrellini della spesa, non c'erano il bottoncino di ritorno, che quando si va là si mette l'euro, i 2 euro, i 50 centesimi, per cui erano tutti stesi. Ognuno li lasciava dove voleva, no? Anche non a proprio posto. Adesso si rimettono lì. Certo, perché devi riprendere. Se io gli do un vuoto a rendere, gli do un valore, questo valore trova subito
delle persone disponibili a ritornare, come si è fatto con il Pelanni, si è inventato, che ha inventato questo sacrosanto botteggino, ha fatto sì che il carrello, dopo un utilizzo, va automaticamente a essere inserito nell'ordine delle cose. Così è anche per la materia prima e seconda, dandogli un valore di ritorno, cioè automaticamente, e quindi su questi principi basilari, semplici, di incentivo e disincentivo, che la legge prevede non da oggi, dal 98, chi inquina paga, ma i comuni invece di incentivare e disincentivare, incentiva la raccolta differenziata. E perché devo fare la raccolta differenziata quando non ho nessun risultato, quello vicino di casa mia fa l'indifferenziato e deve pagare quanto pago io? Cioè, anche questo è un principio di rispetto ambientale. Io lo faccio per rispetto ambientale, per rispetto delle future generazioni, però se c'è anche un rispetto della tasca, questo viene incentivato meglio a fare il sistema. Posso fare una domanda? Scusa. Io ho parlato, come dicevo, al telefono con il sindaco di Monte Marciano, che è anche presidente ancora per poco della provincia di Ancona, la quale mi ha obiettato subito: ma qui non si può fare, noi comuni siamo obbligati al lato, di conseguenza abbiamo delle regole sia regionali che provinciali che stabiliscono che noi dobbiamo ottemperare a certe... Io ho detto, se viene magari mi spiega qualcuno che ne sa più di me com'è la situazione. Però quello che sta dicendo lei, sindaco, no, la mia domanda è questa qui. Sì, infatti serve per il sindaco la sua risposta, ma la mia domanda vorrebbe essere: quello di cui stiamo parlando adesso riguarda il cittadino oppure riguarda di più l'allenatore, chi magari l'opera della spiaggia eccetera, questo tipo di raccolta particolare, questo risparmio così alto? Allora, il sindaco sa benissimo, in qualità anche di presidente della provincia, che prende il 5% della tariffa sull'intera tariffa per pagare, per fare i controlli che dovrebbe fare, che non fanno generalmente. I controlli che cosa sono? Sono che i comuni dovevano raggiungere il 65% entro il 2012 di raccolta differenziata. Io aggiungo non raccolta differenziata, perché se io metto questo, questo e questo assieme, li differenzio unitariamente o differenziare, ma posso anche differenziare 2 e 1, sì, o differenziare il 100%. La raccolta del secco, differenziare sì, vetro, plastica, alluminio. Sì, non è tanto differenziare, ma riciclare, cioè il concetto di riciclo è importante, poiché il comune adotta un servizio con due regolamenti comunali, un regolamento dell'articolo 198 del decreto legislativo che fa la regolamentazione della gestione dei rifiuti sul territorio comunale, quindi indipendentemente dal lato, gestisce lato, ma l'ordine lo do io con il regolamento comunale, e poi con un altro regolamento è come se vado in un ristorante, prendo il menù, mi faccio un servizio di qualità, e è ovvio devo pagare un servizio di qualità corrispettivo quando mi porta il conto, quindi un altro regolamento, quindi due regolamenti per il conto finale, cioè regolamento di gestione di che cosa è il servizio e come lo si rende al cittadino, quali sono i benefici che il cittadino possa ricavare se partecipa attivamente alla raccolta differenziata, sia aziendale e sia il domestico. Perché se lo incentiva, il cittadino partecipa, oltre a un problema culturale e di future generazioni, perché è un sistema di qualità. Nella macroeconomia aziendale risparmiamo legno, plastica, petrolio, bauxite per l'alluminio, e qui ne ha più ne metta. Dall'altro canto, la differenza di tariffa
è elevatissima, perché se io, a me mi pagano addirittura, o pagano al comune, è la stessa cosa, pagano addirittura se io vado a smaltire, non vado a smaltire ma a riciclare materie prime e seconde, e vado a pagare se devo smaltire, questi fondi che mi arrivano, che sono un benefit, viene spalmato solo su chi è che partecipa alla raccolta differenziata. Quindi nel conto, se ho partecipato alla raccolta differenziata, mi devi fare uno sconto che va dal 40% al 60%, cioè a parità di condizioni. Cioè, se 100 è il numero di riferimento della tariffa, io pago 60, però chi non fa la raccolta differenziata zero paga 140. Allora la differenza tra 60 e 140, quello che fino adesso non ha fatto la raccolta differenziata, non la vuole fare perché si scoccia, o paga 140 oppure si tira sulle maniche e la farà la raccolta differenziata finalizzata a riciclo. Quindi questo è il concetto su cui abbiamo posto tutto. Questo è sorretto anche da un'altra norma, le direttive comunitarie approvate il 26 giugno del 2018, che dice la responsabilità non va solo su chi produce il rifiuto. Faccio un esempio sempre della bottiglia. Allora, il produttore che produce il rifiuto di questa bottiglia di plastica, e non per costruire bottiglie di plastica, ma per contenere il liquido dentro. Allora, chi costruisce la bottiglia di plastica è responsabile della sua fine e della sua morte. L'ultima direttiva comunitaria dice è anche il produttore, quindi non deve solo pagare il CONAI assolto, ma deve anche indeferire che fino al 75% di quell'immissione che ha emesso del CONAI assolto sia recuperato. Articolo 178 del decreto legislativo 152 del 2009, che abbiamo discusso a Ecomondo in questi giorni. Poi c'è un'altra responsabilità, è dell'utilizzatore, cioè io che sono responsabile di questa, perché l'ho comprata, posso buttarla, ma posso anche non buttarla, e quindi la posso conservare perché ci faccio un'opera d'arte, ci faccio la conserva del vino, ma per mille altre. Non ho prodotto rifiuto perché non l'ho buttata, ma se la vado a buttare e la butto in quella direzione mirata, devo ricevere, perché sono responsabile, devo ricevere i benefit. Quindi noi stiamo perfettamente nella legge, chi sta non sta nella legge. Chi non sta nella legge? Sono i comuni. Allora io che mi sono incavolato perché da 40 anni sto dietro a questi, ho detto ma scusate, almeno per quanto riguarda le aziende che si possono liberare perché sono i rifiuti speciali, si possono liberare, dice, io da te non lo voglio il servizio. Lo può fare, sì. Abbiamo vinto al Consiglio di Stato, perché i comuni si obbligavano che noi dovevamo fare il servizio per forza, e l'abbiamo vinto in base a tutta questa normativa che andava in questo. E quindi si sta espandendo, ma anche perché le nuove leggi, ma anche il nuovo sistema, non è più possibile che di plastica sono invasi i mari, gli oceani, le microplastiche oramai ci stanno, perché questo se viene recuperata si può fare altri prodotti. Non è che quindi nella microeconomia aziendale, che ho parlato di comuni, c'è la macroeconomia aziendale, e quindi il dissesto ambientale che abbiamo prodotto in questi 30 anni dell'uso e getta, e dobbiamo riconvertire, come dice la norma, dell'uso e riusa, ricicla, recupera, quindi riutilizzo. Sono questi i concetti che noi vogliamo affrontare e che economicamente sono molto più vantaggiosi da un punto di vista economico, ma da un punto di vista di salute e di beneficio
ambientale globale non è di poco conto. Quelli che usa. Professore, per quanto riguarda la politica dei rifiuti zero, noi come associazione consumatori abbiamo dato spesso spazio con Connet. Questo progetto come prevede di poter utilizzare quella parte del rifiuto secco che comunque indifferenziato si produce? Il residuo dell'indifferenziato che allora, per esempio le cialde dei caffè, queste cose che sono plastica e organico insieme, quei prodotti che vetro, metallo, legno, metallo, quel packaging che l'utente non può separare e che separare occorre troppo difficoltà. Io un cacciavite che è metallo e plastica, un appendino di plastica col ferro, io utente non ho i mezzi per separare, no, le varie composizioni. A questo punto lo butto tutto nell'indifferenziata, per cui si creerà sempre un residuo secco di indifferenziata. Questo residuo il progetto prevede un qualcosa per smaltirlo? Allora, io dicevo all'inizio che abbiamo raggiunto il 97% di... straordinario. Il che significa il 3% di quello che stiamo dicendo. Perché il 3%? Guardate, bisogna riprogettare tutti i nuovi prodotti, e questo è vero, ma già se si va a valutare, di plastiche ci sono una cinquantina di polimeri differenti, oppure di polimeri che sono fatti del stesso prodotto, ma che messi assieme ad altri polimeri diventano polimeri indifferenziati, diciamo. Ma ci sono delle tecniche e tecnologie oggi, con ultraviolette si possono separare i vari polimeri. E chiaramente chi produce questo benedetto contenitore o benedetto packaging sia sorvegliato a vista da un sistema di responsabilità del produttore del prodotto. Responsabilizzare il produttore. E allora, se questo mi può produrre, che bisogna libero mercato, è sancito dalla nostra Costituzione, ma è sancita anche dalla Comunità Europea, e tu vuoi fare un packaging che non è riciclabile o difficile riciclabilità, su quello si fa pagare al packaging di una aliquota molto più elevata di un packaging di un contenitore che è facilmente riciclabile e recuperabile. Questo già è previsto nella norma, non stiamo inventando niente, solo che molto spesso questa norma viene fatta dagli stessi produttori del packaging e non dalla pubblica istituzione. Allora, bisogna invertire la tendenza. Poi un'altra cosa molto semplice, che se io sollecito l'intervento del consumatore, siamo un'associazione consumeristica, io ne faccio parte, il consumatore diligente, preparato, partecipato, diventa lui il controllore di fatto, perché sa, andando a riciclare questa bottiglia di plastica di PET rispetto a un'altra bottiglia di... Io vado a comprare quei prodotti che più mi soddisfano anche al mio riciclo per il ritorno economico che c'è nel recupero del riciclo. Se sbaglia a comprare, ci rimetto pure io nel sistema del ciclo delle merci. E come la mettiamo, professore, con quelle merci che arrivano da paesi tipo la Cina, il Medio Oriente, che hanno delle industrie in piena diciamo sviluppo, in piena produzione, e che non hanno nessuna intenzione di fare attenzione a queste normative, perché esportano in tutto il mondo, anche in Africa eccetera,
e con un grosso impatto ambientale, per cui noi verremmo, diciamo, in contatto con questa merce, non siamo in grado di imporre al paese produttore nulla. Allora, non è vero, perché tutto ciò che arriva nella comunità europea è marchiato CE, CE. C'è un marchio di garanzia che questi sono prodotti controllati. Chiaramente bisogna ampliare il controllo a monte e applicare un dumping a valle del patching che mi arriva sul mio territorio, perché se io ho detto che il PET è migliore del PVC, lo dico, non è che sia vero, sto facendo un esempio banale, oppure il legno o la carta è migliore della plastica e mi arrivano i prodotti di patching di carta di qualità, io vado a metterci un dumping sopra del conaia assolto, perché anche l'orba con il conaia assolto, anche se il prodotto è finito, equivalente a quella determinata qualità di intervento che mi va a predisporre il produttore indiano, cinese, giapponese o fuori comunità europea, perché nella comunità europea già siamo soggetti alle leggi della comunità europea, direttive comunitarie della... Invece a questo punto noi imporremo la scelta del patching che diciamo noi con la normativa già esistente, solo che bisogna aumentare o diminuire, quindi incentivare, disincentivare sempre questo famoso, me lo sentite sempre dire a me, in tutti i settori, in tutti i luoghi, in tutte le filiere, le fasi della filiera, bisogna incentivare e disincentivare. Questo è l'unico elemento di controllo, è il consumatore finale, incentivato e disincentivato, è colui che controllerà il sistema. Grazie. E c'è altre domande, altri approfondimenti che ritiene utile da fare? Allora, il problema molto semplice è che i comuni, io ho fatto un'indagine sommaria, non approfondita, per la mia occasione che di questa mia presenza in questo, in questa sede, pur essendoci una certa quantità di rifiuto umido, perché il rifiuto adesso si può separare in due momenti, rifiuto secco e rifiuto umido è il 30-35% del rifiuto domestico generalmente, e l'altra 60-65% è il rifiuto secco. Però il rifiuto umido non è detto che deve essere, perché noi parliamo di rifiuti e spreco zero. Pensate un poco, 40 anni fa, 50 anni fa, il rifiuto umido delle nostre case dove andava a finire? Nei pollai, al maiale, e si trasformava in carne, in uova. Se noi riusciamo a farli trasformare ancora in, prima del compostaggio, in carne, uova, abbiamo prodotto spreco, oppure lo spreco alimentare dalla stessa agli altri cittadini che sono meno fortunati di noi da poter andarsi a permettere. Quindi c'è una legge sullo spreco alimentare che noi stiamo cercando di attivare, cioè un cittadino che sua sfortuna non può pagarsi, va generalmente alla mensa a recuperare un cibo quotidiano oppure nei momenti di difficoltà. Se questo cibo, che oggi già col banco alimentare viene garantito in quota parte, voi pensate che circa 145 kg a testa hanno in Italia e 189 in Europa, di rifiuto organico che potrebbe essere riutilizzato per ridarla o ai mangimifici degli animali, ma prima il primo obiettivo
è di dare della buona pasta che nella mensa o nel ristorante, o dei buoni dolci o della buona carne che sta per essere scaduta, quindi deve essere debellata e viene mandata a macero o buttata nella pattumiera dalla ai cittadini. Questa è già una norma dello Stato, la legge 166, che chi ristorante, mensa, produttore di materiale alimentare va a trasformare questo oggi rifiuto in buoni alimentari da distribuire alle persone o alle società Caritas, società di volontariato, Onlus, eccetera, scarica dal suo magazzino questa merce. Quindi ha un incentivo a scaricare, però a darlo nella giusta direzione. Quindi scarica dal magazzino IVA e quindi sotto un certo controllo, con una ricevuta di beneficio che ha dato questo. Abbiamo fatto due operazioni possibili. Uno, abbiamo tolto dal ciclo rifiuti, dal cassonetto rifiuti. Secondo, abbiamo dato la possibilità a persone più bisognose di recuperare questo. Terzo, abbiamo prodotto nel ciclo del mangimificio prodotti alimentari di qualità, perché se vengono direttamente dalla filiera alimentare sono di qualità sicuramente. Quarto, abbiamo alla fine prodotto un ciclo virtuoso di non spreco alimentare che, se riuscissimo teoricamente a rappresentarlo tutto, sarebbe 145 kg a testa, sì, compresi i bambini e i vecchi. Quindi questa operazione auspichiamo che i comuni la mettano nel loro regolamento comunale e la mettono al primo posto. È un servizio sociale, non dico considerando. Penso che con questo. Allora, ringraziamo il professor Stefano Tonziello. Volevo sapere se Bruno Severini, visto che è un falconare SEDOC, aveva qualcosa da aggiungere della sua esperienza qui della città, se ci vuoi dire qualcosa che pensi utile. Siamo qui al 45%, no, meglio che Bologna. Siamo al 45% che falconare e sembra che dovevo arrivare al 60%, ma c'era ancora del tempo perché... E non mi sembra che siano le persone adatte impegnate su questo settore. Dunque chiudiamo qui questo breve video, ringraziamo la nostra collaboratrice Maria Pagano della Acu Campania, ringraziamo il professor Stefano Tonziello, ringraziamo anche il nostro collaboratore il geometra Salvatore Cicero di Montemarciano. Ringraziamo Bruno Severini, che è il nume tutelare della nostra sede regionale, e concludiamo dicendo che questo video si rivolge soprattutto ai sindaci, agli amministratori comunali, a persone sensibili a questo discorso di economia circolare. Non possiamo più consumare suolo, minerali all'infinito. Questo pianeta è finito, le risorse sono finite, per cui dobbiamo innestare questa economia virtuosa. Per cui se qualcuno, anche comune cittadino, è interessato a contattarci per applicare questo progetto Garda, Acu Marche può essere contattata scrivendo o direttamente a me, alla mia email personale carlocardarelli@libero.it o telefonandomi direttamente al mio numero 3939826439 e noi forniremo le indicazioni per iniziare con un breve colloquio come si può adattare questo progetto alla realtà pratica del territorio. Un piccolo passo per iniziare un'economia virtuosa. Grazie dell'ascolto e alla prossima occasione. Arriva che non mi suona nulla, un piccolo passo.